eravamo nella stessa sala di rianimazione, a distanza di 10 metri, però non ci potevamo, cioè, assolutamente, per 15 giorni non ho vista, e non riuscivo a scendere dal letto e lei era in coma. Noi non ricordiamo assolutamente nulla, nel senso che eravamo presenti dopo i fuochi d'artificio sulla promenade e non ci siamo accorti di questo, del camion o comunque di quello che ha provocato precedentemente, perché altrimenti ce ne saremmo accorti e avremmo cercato di schivarlo. Per noi è andata abbastanza bene, pur con grossi problemi fisici. Io mi sono svegliato dopo questo successo il giovedì sera. Io mi sono svegliato il lunedì e mia moglie invece con un trauma cranico e tutto quanto dopo 15 giorni. Un percorso di riabilitazione per tutte e due molto diverso, molto molto diverso, e niente, poi pian pianino siamo ritornati alla normalità, nel senso che io ho ripreso a fine dicembre, cioè a fine novembre, il mio lavoro, invece mia moglie purtroppo ancora con terapie eccetera sta ultimando adesso gli ultimi giorni di mutua e ferie, poi rientrerà ad agosto, e abbiamo affrontato questa ricorrenza a distanza di un anno come un fatto emotivo, perché non avendola vissuta rispetto a chi l'ha vista, a chi è vista, oppure ha cercato le persone care, scomparse o in ospedale, noi non ce ne siamo accorti dopo sulla nostra pelle, però a distanza di giorni. Purtroppo ricorre, come ben vede, è successo di nuovo in Francia, in Turchia, in Germania, eccetera, cioè accende il telegiornale e purtroppo anche se uno vorrebbe cancellarli, cioè, riaffiorano queste cose, poi dopo ovviamente le persone ti chiedono come vai, cosa ne pensi, cosa hai sentito, cosa hai provato, e cioè, non è semplice, non sarà semplice sicuramente dimenticare, ci vorrà del tempo, ma sicuramente spero di ritornare alla normalità. Oggi avevo presente un signore da davanti a me, un signore più grande e grosso di me, che ha pianto tutto il giorno adesso, mi è venuto proprio distinto, messi di una mano sulla spalla, sicuramente ha perso una cara.